Non posso credere di non aver mai visto questo episodio di I Love Lucy, è troppo bello! Ma ora voglio fare una pausa gelato. Sembra così buono. Lana, stai perdendo la puntata. Immagino che il trucco sia più importante. Lana, guarda! Seriamente, Bella? Non vedi che mi sto mettendo il mascara? Ehi, non è divertente! Guarda la mia faccia! Ora devo truccarmi di nuovo! Ma se solo... Aspetta un attimo! Grazie! Oh, non preoccuparti, userò le dita! Credo! Se stai cercando di non macchiarti il viso con il mascara, usa un cucchiaio per fare da scudo! Vedi? Va sul cucchiaio invece del viso! In questo modo non devi lottare per rimuoverlo quando hai finito. Sì, è proprio perfetto! Ecco il tuo cucchiaio! Devo mettere questo coso nel mio gelato? Ehi, per essere belle bisogna soffrire e in questo caso morire di fame! Tra una lezione e l'altra non c'è niente di male a giocare un po' per dare una pausa alla tua mente. L'unica cosa negativa del lancio di una palla in casa è che è solo questione di tempo prima che venga intercettata. Dalla povera Amy senza nemmeno accorgersene. Bam! È stata decisamente una bella botta. Amy, stai bene? Sto bene, ma il mio ego è un po' ammaccato. Oh no, i miei orecchini sono rovinati! Stupidi ragazzi, non avete rispetto per la moda! Cavolo, Amy sa essere così drammatica, non credi? Se sei veramente creativo, prova a fare nuovi orecchini con le graffette colorate. Dopo averli disposti a triangolo in questo modo, mettere un po' di colla trasparente dove il metallo si congiunge. Una volta che la colla è asciutta, prendete del filo e avvolgetelo intorno al metallo coprendolo completamente. Questo può richiedere un po' di tempo, ma fidatevi di noi, ne varrà la pena. Una volta fatto questo, prendete un po' più di colla trasparente per fissare le estremità della corda in posizione. Ultimo, ma non meno importante, usate un orecchino come questo per far penzolare questo triangolo. E prima che tu te ne accorga, ti sei procurato un nuovo paio di orecchini favolosi! Wow, chi avrebbe mai detto che dei gioielli nuovi e audaci potessero risollevare l'ego di Amy da 5 a 10 in pochi secondi? Già, proprio così, so di essere favolosa! Kevin, nessuno ti ha mai detto di tenere gli occhi sulla palla? Questa regola vale anche per te, Justin. Ma una volta che una bella ragazza entra in gioco, i ragazzi tendono a mettere lo sport in secondo piano. Finire il look con delle labbra audaci è sempre una buona idea. No, non questo. Assolutamente no. Troppo rosa. Ding ding, perfetto. Ah, ma questo applicatore non va proprio bene. No, è orribile. Ah, regolati, Vicky! La prossima volta prendi una forcina. Allungala e allineala con le labbra, così. Applica il rossetto usando questa linea. Wow, va già molto meglio! Adesso allinea la forcina sul labbro inferiore. Ecco fatto! Ah, hai delle labbra perfette! Stai benissimo! Ciao ciao, matita per le labbra! Abbiamo un altro trucchetto adesso! Le forcine sanno essere così versatili! Per alcune ragazze un po' di scintillio non guasta. Ma per persone come Lana, più glitter c'è, meglio è. Wow, guarda com'è scintillante! Lana? Non sono così sicura che quel pennello serva a questo. È inutile, questa ragazza è ufficialmente dipendente dal glitter. Ehi Lana, che fai? Oh, lo sai, sto solo facendo brillare le mie cose. No, quello non è tuo. Certo che lo è il mio pennello. No, l'ho comprato la settimana scorsa. È nuovissimo ed è super costoso. Come faccio a togliere tutta questa vernice e glitter? Spero per te che questo metodo funzioni o mi dovrei comprare un altro pennello. Beh, accidenti, non essere così cattiva. Devi pulire il pennello per il trucco? Metti un po' di sapone per le mani su un pezzo di Lego come questo qui. Una volta che ne hai messo un bel po', prendi il pennello e strofilalo nelle scanalature della plastica.
Accidenti, guarda quanto sporco! E quanto ne esce! Non dimenticare di risciacquarlo nel frattempo. Saprai che hai finito quando l'acqua sarà pulita e limpida. Ok, Lana, ho buone notizie. Grazie a questo coso il mio pennello è come nuovo. Grande, posso riaverlo ora? Lo prenderò come un no. Mi sa che è meglio se non tocco più nulla. Beh, ad eccezione di questa custodia che mi ero portata via prima. Ok, vediamo cosa abbiamo qui. Bingo! Ci sono tipo 10 pennelli! Che il Glitter Festival abbia inizio! Beh, una cosa è certa. Non voglio essere presente quando Bella lo scoprirà. Ci stiamo curando le unghie, vedo, giusto? Wow, French manicure, impressionante! Beh, almeno fino a quando non guardi da vicino. Accidenti, come faccio a sistemarla? Ehi, me la sono fatta a piedi, adesso ho le vesciche. Hai dei cerotti? Ah, perfetto. Oh no, ho peggiorato le cose, sono un vero disastro. Ehi, dammi quel cerotto. Se ti stai facendo le unghie, prova a usare un cerotto per tenere le linee dritte. Per una French manicure, posiziona il cerotto in questo modo. Adesso puoi dipingere le unghie e il cerotto. Sì, è così facile. Perché torturarti quando puoi semplicemente usare il trucco del cerotto? Ecco, ti ho portato del tè. Dai un'occhiata alle mie bellissime unghie. Sono davvero fantastiche. Forse puoi fare anche le mie la prossima volta. Un altro pomeriggio, un altro progetto artistico. Ehi, non ti dispiace se mi metto a dipingere, vero? Per prima cosa devo tirare fuori tutto quanto. Ed ecco il mio palè. E che pittore sarei senza un pennello? Accidenti, e questo come lo uso? Non ho tempo per uscire e comprarne un altro. Ehi, aspetta, ma quelli sono cotton fioc? Chissà se potrebbero funzionare al posto del pennello. Li prendo solo in prestito per qualche secondo, ok? Ehi, mi servono! Beh, anche uno spazzolino da denti può andare. Va bene, con questi posso finalmente cominciare. Per questo trucchetto mi serve un grande foglio di carta bianca e un mazzo di cotton fioc legati insieme. Vedi? Così! Adesso vai avanti e immergi il mazzo in un po' di vernice. Tranquillo, se non è del tutto uniforme. Poi macchia il foglio in punti a caso. Per usare il colore come accento, usa soltanto un cotton fioc e immergilo nel colore che preferisci. E tra un mare di punti verdi, un paio di strisce color marrone rossastro possono creare un vero e proprio albero. Prova a usare anche le setole di uno spazzolino per creare una trama più realistica. Facendo dei piccoli tratti puoi creare dei fili d'erba, vedi? Allora, vuoi vedere la mia ultima opera d'arte? Wow! Un moderno Monet! L'ultima cosa che devi fare è trovare un posto per appendere il tuo capolavoro, perché di sicuro vorrai vederlo. Ah, finalmente è ora di andare a letto. Tempo di togliere tutto quel rossetto. Ma cosa succede? Senza offesa, ma Ellie, sembri un pagliaccio. Niente ansia, c'è ancora speranza. Prendi della vaselina e cospargila sulle labbra. Non avere paura di mettercene tanta. Ah, guarda un po'. Adesso toglila con un dischetto di cotone. Allora, quali fai da te e creazioni vorresti fare? Lascia un commento sotto! Ah, ora va molto meglio. Buonanotte! I am not the victim of this love affair. You can make me go away. I don't really care if it's getting fair. I just want